a tutti, io sono Eleni e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi voglio fare una recensione di un libro che mi è piaciuto tantissimo, come vi dicevo nello scorso video, ossia The Hunger Affamati di Alma Katsu, nata nel 1959 e questo è il suo ultimo romanzo, o meglio thriller storico, perché in questo libro l'autrice porta con Donner e i suoi pionieri nel viaggio più inquietante verso la California, perché bene sì, George Donner era a capo di questo gruppo, un viaggio verso la California, però a un certo punto si trovano a un bivio. In quel caso Donner non sa cosa scegliere perché c'è la strada più lunga ma più sicura e dall'altra c'è la strada più breve però più pericolosa. Perché si dice che se si imbocca la strada più breve non si torna più indietro. Donner ovviamente sceglierà la strada più breve perché fino a quel momento il suo gruppo non se l'è passata proprio bene. Diciamo che il cibo scarseggiava, gli animali avevano fame, sete, erano stanchi e quindi morivano di fame, quindi non avevano bestiame per mangiare prima di tutto e poi anche per portare i carri per viaggiare. Quindi Donner fa questa scelta un po' rischiosa e prende la strada più breve e ha fatto malissimo, perché è da qui che poi scompaiono bambini, vengono ritrovati in modi veramente bruttissimi, scene che neanche vi immaginate, e quindi sale quest'ansia, questo mistero che ti viene tipo l'agonia, perché tipo, ma che cazzo è successo qui? Cosa sta succedendo? E non si capisce niente di quello che è successo. Io sono arrivata alla fine, che ho pensato, ma che cosa è successo? Perché veramente non ho capito niente. Questo libro credo che metta tantissima ansia, tantissima agonia, ci sono delle scene veramente brutali. Però credo che meriti tantissimo, dovete leggerlo perché è qualcosa di esorbitante, veramente molto bello. Poi credo sia anche molto utile sapere qualcosa della storia. Non so se questa cosa sia vera, oppure no. Ovviamente la spedizione Donner, sì, quel caso sì, è vera, è stata verificata, diciamo, storicamente. Però ovviamente tutto quello che c'è di ansiogeno non lo so se è vero. Io non c'ero, non ve lo posso dire, perché io poi sarei nata tipo 150 anni dopo questa cosa, quindi. Però poi sono andata a curiosare su internet, sono andata a vedere cosa è successo dopo questa spedizione, i sopravvissuti, perché ci sono stati poi dei sopravvissuti nonostante tutto quello che è successo, ed è molto interessante ciò che succede dopo, quindi vi consiglio se avete letto questo libro di andarvelo a leggere, cioè su Wikipedia c'è un paragrafetto dove c'è scritto tutto. Ovviamente la cosa che mi è piaciuta di più sono i personaggi, perché credo che non sia facile caratterizzare dei personaggi che sono già esistiti o esistenti. Credo sia più facile fare dei personaggi, caratterizzare dei personaggi di propria fantasia. Quindi credo che questo sia un punto a favore dell'autrice. Però anche lo stile di scrittura molto semplice, molto fluido, nonostante la trama, ecco, la trama è un po' forte, ripeto, ci sono tantissime cose che uno non si immagina neanche, molto brutali, perché ovviamente questi non so cosa hanno visto, sinceramente, dei mostri assetati di bambini, di persone, perché poi anche a un certo punto questi pionieri si separano, ognuno va per conto proprio e ognuno incontra una cosa diversa, vede una cosa diversa, quindi tipo non si sa qual è la verità. E quindi straconsigliatissimo, questo è il suo ultimo romanzo, io voglio recuperare anche gli altri, sperando ci siano in italiano perché il mio livello in inglese è pari a zero.
Anche se in realtà, piccolo spoiler, sto iniziando a leggere in inglese libri per bambini, ma poi ve ne parlerò più avanti quando ne sarò in grado, diciamo, quando sarò in grado di parlare, di fare un video dove parlerò delle mie letture in inglese. Comunque, ripeto, molto consigliato, fatemi sapere se voi l'avete letto e se lo volete leggere. Poi, vabbè, il prezzo di copertina è 12 euro, perché la Newton Compton io la stradoro, cioè io il libro che ho pagato di più della Newton Compton è stato questo a 12 euro. Quindi, cioè, fa veramente dei prezzi molto buoni, secondo me, e anche dei libri molto molto validi, perché ovviamente ho letto anche altro della Newton Compton a prezzi molto più bassi di questo e a livello superiore, diciamo, perché ovviamente sì, è vero che questo libro mi è piaciuto, ma ci sono stati libri che mi sono piaciuti di più, ecco, diciamo questo. Bene, questo video è finito, lasciate un like se vi è piaciuto, lasciatemi nei commenti il vostro parere su questo libro, se lo volete leggere, e iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi nessun altro video, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!